Vivere o lavorare sotto il sole aumenta il rischio di sviluppare tumori della pelle, melanoma e non. A confermarlo i risultati della campagna nazionale di prevenzione L'amore per il mare nella nostra pelle, con uno screening dermatologico che ha coinvolto donne e uomini della Marina Militare, con un risultato di 217 casi riscontrati di cheratosi attinica, un tumore della pelle in costante aumento. La cosa interessante è che abbiamo osservato una percentuale elevata di cheratosi attiniche, oltre il 20% dei soggetti esaminati. Questa percentuale coincide con i risultati recenti, ma è molto più alta rispetto a quello che sapevamo fino a qualche anno fa. Questo significa che questo tipo di lesione sicuramente è aumentata perché abbiamo soggetti di maggiore età che arrivano alla nostra osservazione, che quindi hanno questi danni solari causati dalle radiazioni ultraviolette. Ma probabilmente significa anche che questo tipo di tumore della pelle fino ad oggi è stato sottovalutato e sottodiagnosticato. Questo segnala l'opportunità di fare un focus su queste lesioni spesso misconosciute dai pazienti, diciamo, e qualche volta non opportunamente valorizzate anche dai medici, nella fattispecie dai medici di base, per cui la sensibilizzazione verso queste patologie che possono essere foriere di patologie più gravi mi ha trovato assolutamente entusiasta nel avviare appunto questa azione di screening. È sia SIDEMAST da una parte che la Società Italiana dei Dermatologi e che la Marina Militare hanno individuato nel problema dell'esposizione al sole e quindi delle conseguenze di questa esposizione, quindi del rischio di incappare in tumori della pelle, un elemento che dovesse essere approfondito. Noi l'abbiamo sostenuta questa iniziativa perché pensiamo da sempre, da quando facciamo ricerca sui tumori della pelle, che i tumori della pelle sono largamente misconosciuti, sono largamente sottostimati anche dai dati di letteratura, e quindi questa iniziativa che ha voluto screenare la presenza di tumori della pelle nei marinai della Marina Militare ci ha dato ragione.